Legalità, lotta alle mafie e poi la diffusione del messaggio a tutto campo, giovani, bambini, a presenziare uomini e donne che hanno dato prova del loro coraggio e della loro fede nel valore della giustizia. Il premio Borsellino vede oggi a Pescara una sala stracolma, pronta ad assegnare riconoscimenti. Nel frastuono degli applausi più fragorosi sono presenti tutte le istituzioni. C'è il sindaco Marco Alessandrini, che ben conosce la forza distruttiva delle mafie. Suo padre, un magistrato, fu assassinato durante gli anni di piombo da un comando del gruppo terroristico Prima Linea, pochi minuti dopo averlo lasciato a scuola. E ancora le forze dell'ordine, quelle che combattono tutti i giorni contro un sistema silenzioso e sempre più intrusivo. E poi tantissimi giovani che ascoltano, testimonianze, voci di coraggio, una scena che raffigura la forza del bene e del giusto. Un premio che sostanzia il modo giusto per attualizzare, rendere immanente la lotta alle mafie. La cultura, l'educazione, quindi le scuole, l'informazione è ciò che serve per estirpare questo fenomeno che oggi ha assunto connotati più moderni, per così dire, meno visibili ma non meno pericolosi. A colpire e far riflettere sono le parole dei premiati, coloro che non si sono fatti spaventare, coloro che hanno voluto rischiare pur di non abbassare la testa e che spesso, a caro prezzo, hanno scelto di compiere questo atto di coraggio nonostante la difficoltà, chiedendo in cambio di essere ascoltati e magari di poter muovere le coscienze per muovere poi e far rompere l'omertà e l'illegalità. Quando si parla di giornalismo è difficilissimo perché purtroppo i grandi mass media, quindi giornali e televisioni, spesso servono i padroni di turno. I grandi editori sono delle grandi persone che conoscono persone di potere e sanno determinate verità che spesso non vogliono disturbare il potere, quindi fare il lavoro di giornalista significa dire i fatti, raccontare i fatti, anche se questi sono scomodi.